Cari allievi e graditi ospiti, oggi Train Beat in Open Handed Playing, tratto dal libro A Fresh Approach to the Drum Set di Mark Wessels. Stampate sempre il PDF allegato al video per seguire meglio la lezione. Nella prima combinazione, sullo snare, le mani alternate partendo di destra manterranno questo ostinato in sedicesimi, con gli accenti sul levare dell'1, del 2, del 3 e del 4, preceduto dal secondo sedicesimo del 4. Il piede destro sul bass drum, il 4 on floor su tutti e quattro i quarti. Nella seconda combinazione, la mano destra sul ride manterrà un ostinato in ottavi sull'1, sul 2 e sul 3, mentre sul 4 si sposterà insieme alla sinistra sullo snare per fare questi 4 sedicesimi accentati sul 2 e sul 3. La mano sinistra sullo snare, sull'1, sul 2 e sul 3, manterrà questo ostinato di 2 sedicesimi sul 3 e sul 4. Piede destro sul bass drum, sempre il 4 on floor su tutti e quattro i quarti, e il piede sinistro farà l'double beat col hi-hat sull'1, sul 2, sul 3 e sul 4. Nella terza combinazione avremo ancora sullo snare questo ostinato in sedicesimi a mani alternate, partendo però di sinistra. Avremo ancora gli accenti sul levare dell'1, del 2, del 3 e del 4, preceduto dal secondo sedicesimo del 4, e il piede sinistro questa volta suonerà il bass drum a sinistra, il 4 on floor, cioè tutti e quattro i quarti. Nella quarta combinazione, la mano sinistra sul ride o sul crash che abbiamo a sinistra mantiene questo ostinato in ottavi sull'1, sul 2 e sul 3, mentre sul 4 si sposterà sullo snare insieme alla mano destra per fare questi 4 sedicesimi con l'accento sul 2 e sul 3. La mano destra sullo snare mantiene sull'1, sul 2 e sul 3 questo ostinato con i 2 sedicesimi sul 3 e sul 4, mentre il piede sinistro rimane sempre sul bass drum a sinistra, per fare il 4 on floor sull'1, sul 2, sul 3 e sul 4. Il piede destro sull'hi-hat a destra suonerà il levare dell'1, del 2, del 3 e del 4.
Questo alternativo groove di train beat avrà bisogno di un po' di lavoro per essere costruito correttamente, soprattutto nelle varianti 2 e 4. Partiamo, come al solito, dagli elementi conosciuti e ormai imparati bene, come l'ostinato in quarti e l'ostinato in ottavi, per sovrapporre successivamente le parti in sedicesimi. Sempre con l'aiuto del metronomo, con molta pazienza, tanta pratica e molta precisione, vi auguro perciò un buon lavoro e un buon divertimento. Alla prossima!